Calcolando il modulo quadrato del quadrivettore energia-impulso, si giunge a una relazione tra l'energia della particella, il suo impulso tridimensionale relativistico e la sua energia di riposo, che è molto utile nelle applicazioni nella dinamica relativistica. Vediamo come si ottiene. Si fa il modulo quadrato del quadrivettore energia-impulso, quindi la componente temporale al quadrato meno quella spaziale al quadrato. Poi si ricorda che il quadrato del quadrivettore energia-impulso era questa espressione qua, quindi si uguaglia questo valore, l'invariante, con questa espressione, ecco qua l'uguaglianza, e infine si ricava l'energia della particella, ricordiamo che è l'energia cinetica più l'energia di riposo, e si ottiene questa relazione che si può formalmente ricavare attraverso questo triangolo rettangolo. Perché questa relazione rappresenta in pratica il teorema di Pitagora, dove l'energia della particella è l'ipotenusa e i due cateti sono in pratica l'impulso tridimensionale relativistico P maiuscolo e l'energia di riposo della particella. In particolare per una particella ferma l'impulso P è 0 e quindi si ritrova che l'energia della particella è solo mc alla seconda, cioè l'energia di riposo. In pratica il triangolo si schiaccia. Questo cateto tende a zero e l'ipotenusa con quest'altro cateto vanno a coincidere, quindi l'energia della particella è l'energia di riposo. Noi già conoscevamo una relazione in qualche modo che richiamava questa qua, ed è questa che legava l'energia della particella alla sua energia cinetica più l'energia di riposo, dove l'energia cinetica era quella relativistica, gamma meno 1 mc alla seconda. Questa relazione che abbiamo trovato adesso è in qualche modo simile a questa, solo che al posto dell'energia cinetica della particella c'è il suo impulso tridimensionale relativistico.